Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale, l'ipnosi non plus ultra. Oggi rispondo ad un signore o a più di un signore, a più di una persona, le quali relativamente all'acufene, al problemi con le orecchie, con i fischi nelle orecchie, rumori, sibili, ronzichi, più ne ha più ne metta, rispondono in parecchi, mi hanno detto che non è possibile fare nulla, io convivo, sono 20 anni, 7 anni, 5 anni, mi hanno detto che non si può fare nulla, non esiste nulla, bla bla bla. Ma ragazzi, qua non si sta parlando di cose di medicina tradizionale, si sta parlando di ipnosi, di CS vera e professionale, per cui si sta parlando di un'altra disciplina alternativa che tu non conoscevi fino ad un attimo fa. E che ti può, che significa potere? Significa che se ti metti ad eseguire alla lettera le istruzioni facilissime, a prova di nonno, a prova di pigro, a prova di un idiota, anche con un solo audio MP3 di CS dal titolo No Acufene, tu puoi uscirtene, ok? Uscirtene significa trovare la soluzione anche al 100%, senza ma e senza se. È logico che bisogna provare, è logico che bisogna tuffarsi a un certo punto. Perché ti arrendi? Perché non pensi, invece di dirmi, mi hanno detto che si chiama con questo nome, con quest'altro nome, mi hanno fatto questo, pensa che si può, di farti la domanda, può la mia mente, la mia testa trovare la soluzione al mio problema, che in questo caso è l'acufene, ma può essere qualsiasi altro tipo di problema, come un dolore cronico, un calo di concentrazione, il vizio del fumo, la pigrizia, l'insuccesso, la stessa sfortuna, eccetera eccetera. Può la mia mente, il mio subconsciente aiutarmi veramente, sì o no? È possibile? Parti da questo presupposto. Sono nato, fatti la domanda, sono nato con la balbuzie, sono nato con l'acufene, sono nato con la sfortuna in mano, sono nato con il problema di allontanare tutti gli uomini o tutte le donne dalla mia vita, sono nato con una memoria debole. Questo è il tuo punto, questo devi farti come quesito, portelo come quesito, e soprattutto dire, chiederti come mai quella persona con due orecchie, due occhi, due mani, due gambe, due piedi, una testa sta qui, poi c'è gente che sta più giù e c'è gente che stra giù, perché? Che cosa fa la differenza, eppure c'ha due occhi, due mani, due braccia, una testa e una bocca come me? Ecco la domanda che vi porti. Puoi iniziare. Se il sottoscritto, un'altra persona mi ha detto sì, ma non si può paragonare l'ictus di suo padre, che è mortale, con l'acufene. Ma non c'entra nulla l'ictus con l'acufene, ci mancherebbe altro, però il punto è: tu vuoi provare o non vuoi provare a capire che chi ti dice impossibile, non si può, che magari può avere torto, che magari non è Dio sceso dal cielo in terra? Vuoi provare, sì o no? Questo è il punto a cui devi rispondere, a prescindere adesso dalla malattia, dalla tipologia, eccetera eccetera, ok? Questo è il punto. Mi dà veramente, scusate lo sfogo, però mi dà veramente enorme fastidio quando una persona si arrende, anche se sono passati 7 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, a quello che qualche luminare della scienza moderna gli ha detto. Ma lui parla dal suo punto di vista, da ciò che gli hanno dato in mano come strumenti, ma non conosce altre pratiche. Addirittura, a prescindere dai miei audio, che sono dei capolavori, che escono dall'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, due grandissimi dell'ipnosi vera e professionale, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, ed io ho messo soltanto la mia esperienza dal 2008 ad oggi, quasi 12 anni, ok, circa un 20-30% in queste opere d'arte, ti posso garantire che su 100 medici, 100 psicologi, 100 psicoterapeuti nel mondo, solo uno conosce l'ipnosi vera e professionale su 100. Per cui, a prescindere dal sottoscritto, a prescindere dai miei audio, ti prego, documentati, cerca un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, che, ripeto ancora una volta, può essere un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta, che abbia però gli attributi, che abbia già però attento già trattato il tuo problema, in questo caso l'acufene
o fibromialgia o dolori cronici o altre malattie gravi dove non c'è cura di fatto, che per la medicina tradizionale, ma ciò non significa che tu non debba seguire il tuo medico. Il responsabile unico è il tuo medico, è lo specialista della salute a cui sempre e comunque devi rivolgerti, sia che ti trovi a Los Angeles, a Parigi, a New York. Una cosa non esclude l'altra, ragazzi, ma provare anche il potere delle parole create ad arte, ad hoc, con uno studio incredibile dietro e con tanti anni annorum di esperienza sul campo, come le parole di CS del dottor Claudio Saracino e dell'associazione Ipnologi Associati, beh, credo che non faccia male, no? Ne ascolti tante durante il giorno con la TV, con la radio, con i tuoi parenti vicini. Per cui, se hai una chance e puoi giocartela, perché no? Non ti stanno chiedendo la luna, neanche come costo, come rischio, come effetti collaterali, nulla di nulla di nulla. E allora tu rimani lì, quansè, dicono in Francia, bloccato, inchiodato sulla tua croce fino alla prossima vita? Non devi fare così, perché anche il sottoscritto con suo padre, a prescindere adesso dall'ictus o dall'acufene, se io mi fossi arreso, mio padre sarebbe morto da lì a poco. E l'acufene non è per forza che si muore, può stare lì anche 20 anni, 30 anni con quell'ictus, con quella paralisi, e portartela a vita, ok, per i prossimi 50 anni. Per cui ci sono ictus che ti fanno morire subito senza farti soffrire, ma ci sono molti ictus, la stragrande maggioranza, che ti tengono inchiodato alla sofferenza, al letto e alla sedia a rotelle. Per cui, se te, signora cara, non conosci queste cose, per favore documentati, a prescindere dal sottoscritto. Cerca, puoi chiedere al tuo medico curante, se non è ignorante in tema di ipnosi, perché bisogna vedere, oppure cercare su internet, in qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi, e trovare un ottimo professionista dell'ipnosi, vera e professionale, che però abbia già trattato il tuo caso, e non che ti rilassi e basta. Chiedi quanto costa, quanto non costa, perché il sottoscritto, il dottor Claudio Saracino, per il momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale, per motivi di tempo e di impegni. Vediamo prossimamente se le riattiviamo, però ancora ce ne vorrà. E ha salvato suo padre. Io parlo sempre di mio padre, per non parlare di centinaia di persone aiutate da me nel mondo, online, su Skype, in qualsiasi parte del mondo, anche al Polo Nord. L'importante è ci sia una connessione internet e un computer anche ciofeca. Quindi tu puoi cercare presso il tuo medico curante, che non sia però ignorante in materia di ipnosi, oppure su internet, un professionista dell'ipnosi vera e professionale, con la V maiuscola, che abbia però già trattato il caso tuo o quello del tuo caro, e iniziare. Quanto costi, quanto non costi, che può essere, ripeto ancora una volta, un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta della tua zona, oppure un mental coach, un life coach, sempre collaborando, ripeto ancora una volta, con il tuo medico curante, con lo psicologo, lo psicoterapeuta, anche se non usano l'ipnosi, perché il sottoscritto, l'editore e i miei associati, anche se sono medici, psicologi e psicoterapeuti di caratura internazionale, non facciamo diagnosi, non siamo i tuoi medici, non facciamo terapia, non facciamo cure, ma guidiamo la tua mente profonda a trovare la soluzione al tuo problema. Poi, malattie o non malattie, i nomi sono miliardi, ognuno dà il suo nome, se vai in Giappone trovi altri di nomi, eccetera eccetera, per cui tu non devi guardare il nome che ti ha dato, ti ha affibbiato qualche luminare della scienza moderna. Tu devi pensare al problema e chiederti: che cosa è successo nella mia vita dal punto di vista emotivo, quando è successo sto problema alle mie orecchie, ai miei occhi, al mio cuore, ai miei polmoni, ai miei muscoli, ai miei nervi, alla mia vita? Che cosa è successo dal punto di vista emotivo? E che cosa è successo quando eri piccolino, piccolino, che poi è esploso come una bomba d'orologeria quando sei diventato adulto, adulta? Ecco, non esiste nessun farmaco che elimini da te quel ricordo. Un ricordo brutto che ti sta causando danni fisici, perché mente e corpo sono un'unica cosa, che tu ci credo o no, ok? E la prova del 9, quando è in forte spavento, fai una prova, misurati la pressione, che è la cosa più veloce e più facile da fare. Oppure quando hai una forte rabbia, misurati la pressione e vedi che è tutta sballata. Per non dire, fatti l'analisi delle urine, del sangue, vedrai tutto sballato. Così come quando sei felice, sei in perfetto equilibrio mentale e fisico, misurati la pressione, la troverai perfetta.
misurati, fatti l'analisi delle urine e del sangue, anche se ci vorrà tempo, il momento in cui ti senti al top della tua vita e vedrai tutti gli esami perfetti. Tu lo sai che lo stress è la causa principale di tutte le malattie di oggi, anche dell'acufene. Lo stress, uno shock emotivo, un litigio con tuo marito, il fatto che magari ti stai facendo pressione perché non vuoi ascoltare una vocina che proviene dentro di te che ti dice andiamo in vacanza, freghiamocene, ok? Invece di pensare razionalmente, no, ma i soldi sono contati, non posso più permettermi le vacanze, non posso più permettermi la macchina perché me l'ha detto mia madre, me l'ha detto mia moglie, eccetera, eccetera. Tu lo sai che le orecchie hanno quel problema, io parlo adesso in termini di acufene, ma si può traslare in qualsiasi altro tipo di problema, perché tu in quel momento hai subito un forte shock emotivo che di solito riguarda la rabbia, la paura, e quindi ti stai chiudendo, dando fastidio da solo, il tuo subconsciente ti sta ricordando che qualcosa non va. E la tua coscienza, invece la tua logica, continua invece a dire il contrario. Ed ecco questo conflitto interiore che tu puoi risolvere solo con l'ipnosi di CS vera e professionale. Se cancelli l'immagine, il disco rotto del tuo subconsciente che ripete la stessa cosa, tu puoi dire montagna spostati, la montagna si sposterà. Una signora siciliana mi ha scritto, e come vedete io parlo del peccato, non del peccatore, perché qualcuno ha detto ma lei parla, no, io non dico nulla, perché credo che la Sicilia, che ha 8 milioni di abitanti, chissà quanti sono sullo stesso livello. Parlava della madre che ha questo problema di acufene da tanti anni, che va sempre dal suo medico, eccetera, eccetera, gli ha prescritto dei medicinali, ma il suo problema, il problema dell'acufene, alla mamma peggiora di anno in anno. Sono più di 7 anni che ha questo problema e non sa cosa fare. Ha visto un mio video su internet e voleva capirne di più. Bene, signora, scarichi l'audio di CSMP3 dal titolo No acufene. Non creda alle parole del sottoscritto. Segua la lettera e le istruzioni facili, a prova di nonna, a prova di piccolo, a prova di idiota, e poi mi mandi una bella testimonianza quando vedrà suo padre, anche se non partecipa, anche se non vuole, anche contro la sua volontà, e sempre a fin di bene tornerà di nuovo a non avere quel fastidio. E solo con parole create ad arte, ad hoc, intrise di un antico sapere, il potere delle parole, ragazzi. Che purtroppo, se nessuno ci ha mai indicato il manuale delle istruzioni, ci troviamo qui a seguire sempre i soliti pastori, di generazione in generazione, e a non capire che la soluzione e la causa stanno qua dentro, e qui devi giocare, sempre a certe condizioni, che non sia da Striscia la Notizia il soggetto, che non ci sia manipolazione, che abbia esperienza, che abbia 8 ore di pratica, di lavoro e di volo, che sia una persona affidabile e coscienziosa. Il sottoscritto lo è, perché a prescindere dal lato economico, che non guasta, se tu non vuoi usare le mie opere d'arte, No acufene in questo caso, ma ci sono tantissimi MP3 audio che fanno al caso tuo del tuo caro, puoi andare anche presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, che però abbia già utilizzato affrontato il problema che ti riguarda, che riguarda te, il tuo caro, bambino, adulto, anziano. È una delle caratteristiche sine qua non uniche che contraddistinguono il metodo di CS, il metodo del dottor Claudio Saracino nel mondo, è che tu puoi utilizzarlo anche contro chi non vuole o non può partecipare, un vecchietto che urla durante la notte, un bambino che non partecipa, un bambino autistico che non ti segue, perché non richiede il mio metodo nessuna partecipazione, nessuna voglio farlo, niente di niente di niente. Per cui vai sul mio sito internet, documentati, approfondisci, perché ho fatto più quasi 2000 video e parlo di tutto di più. E ci ho messo 10 anni per arrivare qua a filmarmi, perché mi sono detto, vedendo un video che ricordava una persona a me molto cara, che posso lasciare un messaggio ai posteri. Poi, su 100 persone ne becco una, sono contento. Ok?
Quindi la mia mission, la mia missione è quella di sdoganare il mio metodo non plus ultra, metodo DCS del dottor Claudio Saracino nel mondo, perché questo è il mio obiettivo. E aiutare tanti bambini, adulti, anziani con questo metodo che ha salvato il sottoscritto, ha salvato centinaia, per non dire migliaia di persone nel mondo. Questo metodo che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista commerciale pur ottima che si vede in giro su internet in tutto il mondo, né con l'ipnosi paura, né con l'ipnosi fuffa, né con l'ipnosi da spettacolo, né con i metodi alternativi come lo yoga, la meditazione eccetera eccetera, né con la PNL. Il mio metodo DCS è unico al mondo, sia per il metodo, perché è veramente particolare, non ti fa perdere tempo, non richiede la tua volontà, non richiede le cuffie, non richiede il tuo tempo, sia per le suggestioni che sono veramente uniche, non le trovi in giro, ok? Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può far cambiare la vita. E commenta, metti mi piace, aiutami e dammi energia, perché da come tu reagisci, da quanti mail mi mandi, la mia associazione Ipnologi Associati riceve centinaia e centinaia di mail al giorno, festività comprese. Io ho l'energia per continuare. E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, da qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi e in qualsiasi lingua. Benessere, ipnosi, soluzione DCS, il dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima.